Un saluto cari web spettatori, benvenuti a una nuova pillola news dedicata come ogni domenica a quella che è stata la giornata del girone F di Serie D. Una 29esima che non ha per la verità spostato gli equilibri più di tanto in vetta alla classifica. Infatti tutte e tre le prime in graduatoria hanno vinto di misura. Il Pineto è bastato un gol di Allegretti su calcio di rigore per aver ragione dell'Avezzano. Il Senigallia ha vinto per 1-0 sul difficile campo del Fano. Stesso risultato anche per il Trastevere, a cui è bastato un gol di Alonzi per battere il Notaresco penultimo. Dunque, le forze tra le prime in classifica restano identiche: Pineto 66 a più 9 sulle Senigallia a 57. Pineto che inizia già ad assaporare la promozione in Serie C. In caso mantenesse questo ruolino di marcia, potrebbe già festeggiare fra due partite. Venendo alle altre gare, nel sabato, nell'anticipo, il Cinzalbalonga ha impattato 0-0 contro il Roma City e dunque perde un po' di terreno dal Trastevere e sale solo di un punto a quota 47. 0-0 anche tra Termoli e Samb, con i rossoblù che fanno un ulteriore passettino e tengono a distanza debita il Termoli. Ora gli uomini di Mister Manoni sono a quota 37, la zona playout è a 4 punti di distacco, non ancora un vantaggio rassicurante, ma è un segnale importante che hanno dato gli uomini di Manoni, che adesso affronteranno il Fano nel turno prepasquale di giovedì. 1-1 tra Porto d'Ascoli e Chieti, invece in una gara maschia, fisica, a tratti anche dai nervi molto tesi. Il gol di Sensi ha risposto nel primo tempo Cesario, entrambi i gol arrivati sugli sviluppi di calci piazzati. Il Porto d'Ascoli sale a quota 42, non ancora, secondo mister Ciampelli, l'obiettivo, la soglia salvezza, che però potrebbe essere raggiunta a Notaresco in caso di risultato positivo giovedì. Venendo alle altre partite, il Tolentino, sempre più ultimo, perde anche in casa contro il Nuova Florida per 1-0. Secco 3-0 invece del Matese sul Vasto Girardi. Matese che ora assapora l'area della zona playoff, è a quota 43 punti, 2 punti soltanto dietro al Fano che ha perso. E in gol per i Verdeoro ci sono andati, oltre al solito napoletano, anche Vittorio Esposito, l'ex fantasista della Samb, che qui a San Benedetto ricordiamo e stimiamo. Infine il Montegiorgio, che era passato in vantaggio all'Aragona di Vasto col gol di Perpe Pai, salvo poi farsi rimontare da una doppietta di De Cerchio, che permette alla Vastese di vincere per 2-1. Di tutto questo e molto altro parleremo come ogni lunedì sera a Scienziati nel Pallone, una puntata che sarà ampiamente dedicata anche all'imminente centenario rossoblù. Un saluto.